Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e dal rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. In occasione del giorno della memoria, l'amministrazione comunale ha invitato i giovani, tutti i cittadini, a coltivare la memoria storica ed umana di una delle pagine più tristi della storia del Novecento e a partecipare agli appuntamenti promossi dal comune in collaborazione con le scuole cittadine e la scuola di musica. Tra questi, l'incontro che si è svolto presso il Palazzo del Capitano del Popolo nella mattinata, con la testimonianza di Alberto Krakmalnikov, presidente dell'Associazione Italia-Israele di Perugia, e Marisa Faina, figlia di Aldo, e Francesca Faina, giusti dalle nazioni, i quali tra l'ottobre del 43 e la fine della guerra nascosero la famiglia ebrea dei Krakmalnikov, ricercata dopo le leggi razziali e minacciata dalla persecuzione scatenata dalla Repubblica Sociale Italiana dopo l'8 settembre nei confronti degli ebrei. Al termine della cerimonia, il sindaco di Orvieto Germani, l'autorità civili e militari, insieme ai ragazzi delle scuole, si sono recati presso il cimitero di Orvieto per rendere omaggio alla cappella di una famiglia ebrea di Orvieto. Sono Alberto Krakmalnikov e sono intervenuto oggi al giorno della memoria a Orvieto. E questa giornata è stata molto coinvolgente perché, oltre alla testimonianza che io ho portato della mia famiglia, che durante la guerra, mia famiglia ebrea, che è stata salvata da una famiglia umbra a San Venanzo, c'è stata anche una grande presenza di giovani che sono intervenuti con molte interessanti proposte, e in particolare anche hanno portato avanti qualcosa anche di nuovo, di quanto è stato fatto per esempio a livello musicale nei campi di sterminio e cose di questo genere. È stato veramente un apporto molto coinvolgente e portato tra l'altro da tutti quanti gli istituti superiori di Orvieto. Rendere più efficienti ed efficaci gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo ed in altro ambiente ostile ed impervio nel territorio regionale, tramite una stretta collaborazione tra la centrale operativa 118 e il soccorso alpino e speleologico Umbria. Questo è l'obiettivo della convenzione tra Regione Umbria e soccorso alpino e speleologico Umbria, i cui contenuti sono stati illustrati dalla presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e dal presidente del SASU Mario Guiducci nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Donini a Perugia, presenti anche il direttore regionale Emilio Duca, i due vicepresidenti Matteo Morigoni e Eugenia Franzoni, il direttore della centrale operativa unica 118 Mario Capruzzi. Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria. Convenzione tra la Regione Umbria e il soccorso alpino speleologico dell'Umbria. Ecco, quali i contenuti e perché si è resa necessaria? Ma questa è una convenzione che rende stabile ed operativo un rapporto di collaborazione con i volontari del soccorso alpino, che sono fondamentali per gestire le situazioni di emergenza sanitaria sia nei territori di montagna ma anche in situazioni nelle quali è difficile arrivare con i mezzi sanitari o con le specializzazioni strettamente sanitarie. Immaginiamo canali, grotte, situazioni impervie. Il soccorso alpino mette a disposizione una competenza professionale specifica che si affianca agli operatori sanitari e che permette di gestire le emergenze sanitarie di 118 e mettere in sicurezza la popolazione. Con questa convenzione, che durerà 5 anni, completiamo il quadro, diciamo, delle professionalità e delle competenze e riorganizziamo definitivamente anche l'emergenza sanitaria di questa regione, che oggi si può avvalere dell'eliambulanza ma anche di questa specialistica competenza tecnica dei volontari del soccorso alpino e speleologico dell'Umbria. Uno sforzo anche economico per la regione.
Beh, la regione investe 150.000 euro ogni anno nella convenzione, che ha questa durata di 5 anni. Ovviamente queste risorse servono al soccorso alpino per dotarsi dei mezzi, della formazione, degli indumenti, diciamo, di tutta la tecnologia anche che serve all'attività speleologica in senso stretto, e viene messa a disposizione della collettività regionale. Il console Patrizia Hill, responsabile dei servizi ai cittadini americani presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Roma, ha incontrato a Palazzo dei Setti i responsabili della Kansas State University e della University of Arizona, i docenti di primi studenti dei corsi universitari che i due atenei stanno avviando in queste settimane ad Orvieto presso il centro studi divenuto filiazione in Italia di Università Stati Uniti. Lo scopo della visita del console è stato quello di informare i giovani connazionali statunitensi sull'attività dell'ambasciata a supporto di tutte le loro esigenze durante il soggiorno di studio in Italia e ad Orvieto. Da oggi parte a pieno ritmo il nostro centro studi, 70 ragazzi che vengono da diverse università americane, è un bel successo per Orvieto. Iniziamo questa nuova programmazione 2015, credo nel massimo della forza, della volontà, della necessità di dare a Orvieto alcuni settori di sviluppo. Su questo l'amministrazione si sta lavorando fortemente. Stiamo mettendo a disposizione del centro studio anche altri spazi, in modo particolare una parte dell'ex tribunale, e comunque stiamo cercando di lavorare per far sì che questo numero di studenti e la collaborazione con anche altre università americane possa andare avanti. Non ci fermeremo a questo, stiamo lavorando anche con altri paesi del mondo perché Orvieto possa diventare un centro importante per la formazione e il centro studi possa avere quello sviluppo che da tanto tempo stiamo cercando di fare e in cui crediamo moltissimo per lo sviluppo anche economico della nostra città. La sentenza del TAR sulla discarica delle Crete ha lasciato sbigottite e fortemente irritate tutte le persone che hanno a cuore le sorti del nostro territorio, con particolare riferimento al problema del terzo calanco che in diversa maniera viene riproposto periodicamente. Così l'ex sindaco Antonio Concina interviene all'indomani della presa di posizione degli ambientalisti. Questa giusta irritazione, dice, mi suggerisce di non rispondere a tono alle osservazioni dell'Associazione Amici della Terra, sicuramente giustamente delusa per il contenuto della sconfortante sentenza, tanto da accusare anche la mia amministrazione di comportamenti ondivaghi e superficiali sull'argomento. La collaborazione e l'apertura al mondo ambientalista ed in prima fila dell'Associazione Amici della Terra, aggiunge, sono state una costante virtuosa della mia amministrazione e particolarmente mia e dell'assessore all'ambiente Claudio Marcoltini, al di là di eventuali incidenti di percorso tecnico-amministrativi. Mi dispiace quindi che le esternazioni odierne dell'associazione facciano ora di tutta un'erba un fascio, dimenticando le misure concrete, non le promesse bluff prese dalla mia amministrazione, ed in particolare l'approvazione della variante urbanistica del 2011, oggi bocciata dal TAR, quando tra l'altro l'attuale sindaco, conclude Concina, non ancora in fase di virtuose promesse elettorali riguardo al terzo calanco, uscì addirittura dall'aula consigliare al momento del voto. Il grembo di una donna, ha detto nel corso dell'omelia nella Cappella dell'Episcopio il vescovo della diocesi di Orvieto Todi, Benedetto Tuzzi, è la prima scuola di comunicazione all'interno della famiglia, poi il bambino inizia ad utilizzare un dizionario di valori. Siamo oggi immersi nella comunicazione ma incapaci di relazioni umane, langue, la vita comunitaria, l'attenzione reale all'altro. Primo compito del comunicatore è avere il giusto atteggiamento verso la realtà nel farsi mediatore tra la vita e l'opinione pubblica alla ricerca della verità. Questo è uno dei temi che il vescovo della diocesi ha trattato nell'annuale incontro con i giornalisti e gli operatori della comunicazione. Al momento di preghiera è seguita la riflessione che ha visto quest'anno la presenza del direttore di Rai Vaticano Massimo Milone per declinare il tema la comunicazione di Papa Francesco, nello stesso giorno in cui il pontefice ha indirizzato il messaggio per la 49esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che individua nella famiglia il primo luogo dove si impara a comunicare. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretio Acquesio torna puntuale tra un'ora.